piacere, che piacere essere qui. Come stai, mamma mia? Bene, bene. Vedo bene, eh? Sì, benissimo. Devo dire, Serena, che mi sento proprio una donna realizzata io. Sì. Ecco, Carla è proprio l'esempio, no? Della, come una donna possa essere al top, no? E tenere insieme la famiglia, la carriera, tutto insieme, la invidio. Ma sì, guarda, Serena, io sono una donna fortunata. Ho un marito, due figli meravigliosi. Cosa voglio di più? Ma svelaci la tua ricetta, svelaci. Ma guarda, basta lasciare andare le cose come devono andare. Ah. Cioè, io mio marito l'ho chiuso al 9 e ho buttato la chiave. Sì, quello l'avevamo capito. Sì, ma i figli, io credo che i ragazzi al giorno d'oggi debbano poter fare i propri errori, gli sbagli, sbattere la testa, perché è giusto così per crescere. Certo, avete avuto l'applauso. Giusto, sì, imparare. Sì, sì. No, dai propri errori. Assolutamente, soprattutto imparare a non rompere i maroni, perché sì, dopo un po'. Esatto. No? L'ha insegnata, l'autonomia mi ha insegnata, siamo troppo mammone. Esatto, noi, esatto. Ma guarda, basta fare come me. Io mi chiudo nel mio studio, qui, fra i miei libri, scrivo, leggo, penso, progetto. Ah, progetti? Sì, perché i figli poi bisogna farli, sì, vabbè, ma poi a un certo punto anche basta, no? Andale, camminate, ragazzi. Ciao, ciaone, certo. Esatto. Senti, a proposito di progetti, parlaci delle cos'è, fiction, cinema... Ma guarda, io adesso non so, ho un libro che sto scrivendo e... Scusa, Serena. No, che succede? No, scusa, Serena, scusa un attimo. Succede, Carla? Un attimo solo, scusa. Carla, ma dove è andata? Stavamo facendo un'intervista. Scusate, che succede? Ma dov'è Carla? Allarme rosso, ripeto, allarme rosso. Come allarme rosso? Carla? Livello di pericolo passa da DEFCON 5 a DEFCON 2. Ma cosa? Mi dirigo sull'obiettivo. Ma attendo coordinate, ripeto, attendo coordinate. Ma qual obiettivo, Carla? Dove vai? Sono preoccupata, ma adesso i ladri. Non capisco. '50, fate, fidate, giusto perché siete sbrigati. Io questa manca la vendo, ma la tengo a casa per me. Ah sì? Ma giusto perché siete. Sì. Quanto me la mette? Dai, grazie. Bella. Fermi voi due! Mamma! Giovanni, dammi immediatamente quella roba! Ti giuro che è per un mio amico. Zitto tu. Adesso facciamo i conti. Sì, ma ti prego non dirlo a papà. Non con te, con lui. Quanti grammi sono questi? Questi? 5 grammi. 5 grammi. Questi non sono neanche 4, amico mio. E poi questa la vende il mio tabaccaio. Il mio basilico è molto, ma molto più stupefacente, lo sai? Davvero, ma? Tira fuori quella buona, dai. Sì, eh? Veloce. Ecco. Ho detto quella buona. Non cercare di farmi fessa. Su. Oh. Oh. Però... Il naso la signora, eh? Beh sì, sono stata a letto con Mick Jagger. Davvero, ma? Con Mick Jagger, signor? Sì, non ce la posso credere! Ma che davvero? No, dai. No, allora merita un regalino la signora, eh? Dai. Signora, vediamo se lei apprezza questa. Tu sì che vale, scolombiana agrumata. Agrumata, questa sì. Questa è veramente una perla. Una perla? Senti che zaffa. E infatti, senti che zaffa! E manco dall'appa questa. E manco all'appa! Bravo ragazzo, Giovanni, prendi il suo contatto. Sì. Ci si vede? Grazie, ma! Giovanni, mettiti la felpina che è umido sotto i ponti! Forte, eh? Sì, sì. I soldi? I soldi, signor! Signora, i soldi! I soldi, signora! Mamma elicottero, come faremmo senza di lei?